CDA Talmassons Friuli Venezia Giulia 3, parziali 25-17, 25-17, 25-18, sempre per il Talmassons. È sempre una gioia intervistare coach Leo Barbieri, che nel 2018, se non vado errato, ha lasciato il segno qui al Soverato. Avete vinto in maniera decisa, il Soverato non ha sfigurato, però il Talmassons era un gradino più sopra, almeno. Ma devo dire che tutti i tre set fino a metà, il primo addirittura loro in vantaggio, perciò abbiamo spesso rincorso, perciò cosa abbiamo sempre fatto bene nella parte finale, quando poi la tensione del punteggio si alzava siamo andati bene. Sicuramente abbiamo fatto molto bene a muro, devo dire che abbiamo tenuto bene e siamo stati precisi oggi in battuta, devo dire abbiamo commesso 10 errori ma sempre una battuta molto molto ficcante. Loro, come ho già detto, direi che fino a metà set molto molto bene, poi nei punti finali noi un pochettino di cinismo in più ci ha permesso di portare a casa tre punti per noi molto importanti. E poi vabbè, visto che l'abbiamo detto, ringrazio tutti voi perché quando vengo qua ho sempre un'accoglienza particolare, sono sempre quasi un po' commosso perché tutte le persone dopo così ancora tanti anni mi vogliono così bene, perciò grazie a tutti. Talmassons è una realtà che, per quanto piccola come cittadina, è forte sia in campo che fuori. Da alcuni anni siete ai vertici, quest'anno la Ferrari ha le soluzioni giuste? Sì, è una città di 5.000 abitanti, abbiamo fatto due semifinali gli ultimi due anni, perciò questo è un buon segno, abbiamo tanti giovani che crescono durante l'anno, questo ci fa molto piacere. Poi quest'anno giochiamo a Lignano, perciò ci sentiamo un po' rappresentare questo territorio che comunque è tutta la nostra regione, perciò ci sentiamo squadra di un intero territorio, oltre che comunque mai di dimenticare di questo piccolo paese ma così importante. Coach Barbieri come Verstappen? No, adesso abbiamo 6 punti, scusate, siamo contenti, sappiamo che è un girone molto molto difficile, arrivare nei 5 sarà molto difficile per tutti. Coach Ettore Guidetti, che ringraziamo perché stava esaminando i dati e stava parlando col presidente, eppure ha dato retta a noi e quindi sempre disponibile e gentilissimo. È difficile commentare una sconfitta, noi abbiamo detto che Talmassons è veramente forte, ma Soverato non ha sfigurato. Allora, sotto il profilo del gioco abbiamo giocato spesso alla pari, poi il vero gap lo ha scavato il loro servizio. In entrambi i primi due set, a metà, quando eravamo più o meno lì, ci hanno fatto male in battuta. Poi analizzando i dati hanno fatto 8 errori, 7 ace, quindi hanno fatto una partita praticamente perfetta in battuta. Il Soverato vince in trasferta e perde in casa, un po' di emozione all'inizio del campionato, ora due trasferte, servirà grande convinzione? Sì, ne viviamo una alla volta, oggi Albese come noi non ha vinto e quindi anche loro hanno voglia di vincere la prossima, però noi dobbiamo andare là veramente cattivi, perché se riusciamo sotto il profilo del gioco ad essere più o meno alla pari con una delle squadre che vuole vincere il campionato, vuol dire che qualcosa di buono lo abbiamo e dobbiamo limitare degli errori e tirare fuori molto più carattere. E di solito il presidente Matozzo per allestire la squadra fa sacrifici e miracoli e dicono che regali a ogni allenatore una bacchetta magica, perché le ragazze sono bravissime, però poi bisogna fare qualcosa in più. Sicuramente sì, c'è da lavorare, c'è da esprimersi e c'è da fare più punti da posto 2, perché obiettivamente se giochiamo con metà squadra in attacco facciamo fatica.